a tutti gli iscritti del mio canale l'arte del fatto umano e un benvenuto eh, caloroso benvenuto un abbraccio a tutti i nuovi visitatori del mio canale che si vorranno eh, iscrivere e proseguire in questa avventura insieme il progetto di oggi è un progettino molto fresco e, eh, per realizzarlo mi sono affidata ancora una volta al sito online Un filo di passione. Il protagonista appunto di questo progetto è il canna da zucchero luxe che io ho già usato in altri progetti. Ho fatto, se volete vedere nel canale ho fatto la stola e il top allure con un altro tono di, di colorazione con un bel grigio, un sabbia, ci sono tanti bei colori da vedere sul sito. Oggi eh, ho deciso di fare qualcosa di rosa perché mm, nel mio canale di rosa non c'è tantissimo e in più vedete, ho questo bellissimo pacco ce l'avevo in casa e ho voluto usufruirlo. Quindi eh, adesso passeremo nel dettaglio di questo filato. Vedete, qui abbiamo il gomitolino. Canna da zucchero Lux, Sono dei gomitolini da 50 grammi, eh, sono 145 metri. È un filato particolare che esiste già da un po' di anni in commercio, ma che è ehm, composto da un delle fibre insomma, nuove, infatti, parla di viscosa da canna da zucchero per il 97% e dopo c'è una piccola percentuale di questo Lurex eh, molto discreto, molto fine. Questo è il colore 43, per chi fosse interessato, e io lo sto utilizzando con un uncinetto del numero 4 perché ho provato a farlo anche col 3 e mezzo, ma questo tipo di. Diciamo di, di punto di intaglio di traforo, mi ha richiesto un uncinetto maggiore del numero 4. Quindi, per chi volesse eh, acquistare il mio stesso prodotto o anche in altre gradazioni di colore, eh, potete appunto eh, entrare sotto al mio video nel in box. Informazioni troverete un link che vi manderà facilmente, senza come, faticare, al. Al filato che ho utilizzato anche solo per dare un'occhiata per vedere quindi è il colore rosa un rosa comunque abbastanza intenso non è un rosino baby è un bel rosa intenso allora il materiale che io vi consiglio sempre di tenere perché mh, potrebbe servire anche se il progetto magari non lo richiede però magari si possono avere degli accorgimenti più avanti sono il mio ago da lana il metto la sarta questo è importantissimo la forbicina e i marcapunti. Oggi andiamo a lavorare un top down, quindi non dovrebbero esserci cuciture, però a volte, quando ci sono delle taglie molto grandi che ci si deve allargare molto prima di dividere le parti, eh, si può andare a cucire un pezzettino sotto l'ascella dove inizia lo scalfo per eh, diciamo eh, non, non è lavorare poi una manica o un giro eccessivamente largo allora quindi per il progetto di oggi inizieremo appunto dal top down facendo una catenella di inizio che va bene per tutte le taglie è un, una scollatura media quindi andiamo a fare il nodo di inizio e facciamo 100 32 catenelle, queste vanno bene per tutte le taglie, quindi eh, 132 catenelle di inizio per tutte le taglie. Quindi uncinetto numero 4, vado a lavorare le mie 132 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecco fatte le mie 132 catenelle che vanno bene per tutte le taglie tenendo bene vedete la catenella diritta tra le dita altrimenti si arrotola andiamo all'inizio all della prima catenella ci vuole un po' di pazienza vedete e andiamo a chiudere come vedete, un centrino Chiudiamo il giro con una mezza maglia bassa. Primo giro, ci alziamo con una, due, tre catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del giro, carico il filo, vado nella catenella successiva e faccio una maglia alta. Carico il filo, vado nella maglia successiva e faccio una maglia alta carico il filo vado nella maglia successiva e faccio una maglia alta andiamo a lavorare 34 maglie alte una su ogni catenella ecco lavorate le 34 maglie alte una su ogni catenella andiamo a fare il primo angolo quindi ogni lato sarà formato da 34 maglie alte facciamo le 3 catenelle per delineare l'angolo Carico il filo, la prima delle 34 maglie alte della, del lato seguente la vado fare nella stessa maglia di base dell'ultima, e questo mi permette di fare insieme alle 3 catenelle, di fare l'angolo. Eccolo, lo chiuso, vedete che si fa l'angolo. Quindi la prima del lato successivo va fatta, vedete, nella stessa maglia dell'ultima. E da qui cominciamo a contare le altre 34 maglie alte compresa di questa qui già lavorata una per ogni maglia per ogni catenella di base lavorate le, le 34 maglie alte del secondo lato andiamo a fare il secondo angolo quindi 3 catenelle di separazione carico il filo Rientro nella stessa maglia dove avevo lavorato l'ultima maglia del lato precedente e, e faccio una seconda maglia alta nello stesso punto di base e da qui ricomincio ancora con il lato, vedete, contando 34 maglie alte, una per ogni catenella compresa da questa che è già la prima. Ecco lavorato il terzo lato. Adesso facciamo ancora il terzo, una, due, tre catenelle, il terzo angolo, carico il filo, rientro nella stessa maglia dove ho fatto l'ultima maglia alta quindi dove ci sono gli angoli, abbiamo due maglie alte con 3 catenelle. Vedete nello stesso punto di base, e da qui faccio l'ultimo, vedete lato di 34 maglie. Ecco, sono alla fine del giro. La trentaquattresima la vado a fare sempre dove ho fatto la prima del giro perché, appunto sapete che nella prima eh, negli angoli scusate, ci sono due maglie alte. Quindi vedete: sono entrata nella prima catenella e ho fatto la maglia alta. Adesso chiudiamo il giro facendo una catenella, carico il filo, entro nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro e chiudo con una mezza maglia alta. E dobbiamo trovarci circa al centro di questo angolino allora prima di proseguirvi voglio far vedere che questo è un top down quadrato cioè ogni lato è uguale agli altri quindi sono quattro lati identici ora proseguiamo con il secondo giro di questo top down quindi da qui ci alziamo con una due tre catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più tre di separazione 1 2 e 3 in totale 6 perché appunto questi angoli erano formati da 3 catenelle. Carico il filo, rientro nello stesso arco e vado a fare la seconda maglia alta per fare l'angolino. Da qui proseguiamo sul lato, quindi carico il filo, entro sulla prima maglia, vedete dopo le catenelle e faccio un piccolo punto V, quindi faccio nello stesso punto di base una maglia alta una catenella e una maglia alta. Carico il filo, salto due maglie di base, 1 e 2, nella terza vado a fare ancora il mio piccolo punto V, quindi nello stesso punto di base vado a fare una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Di nuovo carico il filo, salto due maglie di base nella terza, vado a fare ancora il mio punto V piccolino, quindi una maglia alta e una catenella e una maglia alta nello stesso punto di base. Poi carico il filo, salto di nuovo le due maglie di base e così faccio il tutto il lato con, con questa lavorazione. Ecco Siamo vedete alla, alla fine del primo lato carico il filo, salto due maglie di base. Vado. Vedete qui c'è l'angolo nell'ultima maglia disponibile prima delle catenelle dell'angolo e faccio il mio punto piccolo punto V. Quindi, su ogni lato: vi dovrebbero uscire quindi da qui a qui 11: eh, 12: 12 piccoli punti a v. una volta che arriviamo qua sulle catenelle cosa facciamo carichiamo filo entriamo e facciamo il punto v però con le 3 catenelle quindi l'angolo quindi una maglia alta 3 catenelle di separazione carico il filo seconda maglia alta nell'angolo e da qui riprendiamo a fare la lavorazione come appena fatta quindi carico il filo nella prima maglia disponibile, maglia alta, dopo le catenelle e comincio a fare i miei punti V. Quindi, una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso punto di base, carico il filo, salto due maglie di base, nella terza, il nostro punto piccolo punto V. E anche su questo lato. E su questi, e su tutti i quattro lati, perché è quadrato questo top down, andremo a lavorare 12 piccoli punti V sui lati e l'angolo dentro all'angolo. ecco vedete che sono alla fine del, del mio giro. Carico il filo, salto due maglie di base. Vado a fare l'ultimo punto V, piccolino qua sull'ultima maglia alta sottostante. E mi vado a chiudere con la mezza maglia bassa qua nella terza catenella, vedete che sostituiva la prima maglia alta del giro, mi chiudo con la mezza maglia bassa. Ecco. Ora iniziamo il terzo e ultimo giro. Perché terzo e ultimo? Perché poi si riparte dal primo. Questo top down è una sequenza di tre giri che si ripetono. Allora, il terzo giro Entro all'interno dell'angolo, mi sposto quindi con una mezza maglia bassa. Mi alzo con due catenelle che sostituiscono una maglia alta chiusa a metà. Andiamo a fare dei gruppetti, quindi di maglie alte chiuse insieme. Di 3 maglie alte, vedete quindi chiudo a metà 3 maglie alte, poi le chiudo tutte insieme. Faccio 2 catenelle di separazione, carico il filo, rientro nell'angolo e faccio un altro gruppetto. Quindi chiudo metà la prima, chiudo metà la seconda, chiudo metà la terza maglia alta, chiudo tutto insieme. Ok, 2 catenelle di separazione. Nell'angolo vanno fatti tre gruppetti, quindi carico il filo, rientro un po' di filo rientro nell'angolo nell e faccio il terzo gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme chiudo metà la seconda chiudo metà la terza chiudo tutto ok quindi nell'angolo va fatto in tutti i quattro angoli 3 gruppetti di 3 maglie alte chiuse insieme divisi da 2 catenelle 2 catenelle di separazione Ora vado a fare un gruppetto di tre maglie alte chiusi insieme in ogni punto V, quindi carico il filo entro nel primo punto V che mi trovo sul lato e comincio a fare le mie tre maglie alte. Vedete: chiudo metà la seconda, chiudo metà la terza, chiudo tutto insieme: 2 catenelle sempre di separazione. Carico il filo, vado nel punto V seguente del lato e faccio le mie tre maglie alte chiuse insieme. 2 catenelle di separazione. Di nuovo carico il filo, entro nel mio punto V seguente faccio le tre maglie alte chiuse insieme. 2 catenelle di separazione, così via vado a lavorare queste 3 maglie alte chiuse insieme in tutti i punti v del giro e nell'angolo andremo a lavorare. Vedete sono arrivata adesso qua sull'angolo, ho fatto le due catenelle, mi raccomando sempre 2 catenelle tra un, un gruppetto e l'altro di 3 maglie alte chiuse insieme anche. Sull'angolo, quindi nell'angolo faccio vedere, ne facciamo 3 gruppetti: il primo 2 catenelle di separazione. Il secondo, sempre 2 catenelle di separazione su tutto il giro. due catenelle di separazione e il terzo nell'angolo terzo gruppetto. uno metà, la metà seconda più la metà la terza e chiudo tutto, okay. E ripartiamo adesso con l'angolo, con il lato. Quindi 2 catenelle di separazione e ripartiamo lavorando questi gruppetti all'interno dei punti U lavorate tutto il giro in questo modo ci vediamo poi alla fine per chiudere il giro ecco vi faccio vedere ancora una volta il top down quadrato ora siamo arrivati vedete alla fine del terzo giro faccio le due catenelle di separazione e mi vado a chiudere qui dove avevamo chiuso insieme il primo gruppetto di tre maglie alte in questo modo entro Chiudo col giro con la mezza maglia bassa. Ecco. Ora riprendiamo dal primo giro perché vi ho detto che sono tre giri che si ripetono. Per partire sempre col primo giro di questi tre si va, ci si sposta con delle mezze maglie basse fino sul gruppetto centrale. Vedete che qua nell'angolo abbiamo tre gruppetti di tre maglie alte chiuse insieme spostiamo su quello centrale il secondo vedete? ecco qua e partiamo quindi sempre con in questo giro qua che equivale a tutto, a tutto il giro di maglie alte partiamo sempre vedete sul centro nell'angolo quindi andiamo a fare l'angolo facciamo una 2 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del giro più 3 catenelle di separazione, una, due, tre, quindi 6, carico il filo, rientro nella stessa maglia di base e faccio la maglia alta. E qui ho creato l'angolo sul centro, vedete dell'angolo sotto? Allora, adesso dove abbiamo le due catenelle, entriamo e facciamo due maglie alte, una e due dove abbiamo le maglie alte chiuse insieme carico il filo entro e faccio una maglia alta dove abbiamo le due catenelle entro e facciamo due maglie alte una e due quindi di nuovo dove abbiamo le maglie alte chiuse insieme carico il filo entro e faccio una maglia alta dove abbiamo l'archetto di 2 catenelle carico filo entro e facciamo due maglie alte quindi ogni maglia alta corrisponde a una maglia sottostante vedete? e lavoriamo tutto il lato in questo modo ecco siamo arrivati sull'angolo vi faccio vedere lavorare l'angolo vedete qua ci sono i tre gruppetti facciamo le ultime due catenelle prima dei tre gruppetti dell'angolo, quindi entriamo e facciamo due maglie alte in questo archetto, poi facciamo la maglia alta sul primo gruppetto di tre maglie alte chiuso insieme dell'angolo. vedete? facciamo le due maglie alte nelle due catenelle successive una. 2 e alla chiusura del gruppetto centrale secondo vedete dell'angolo andiamo a fare l'angolo quindi carico il filo entro faccio una maglia alta 3 catenelle e una maglia alta nello stesso punto di base cioè sul centro esatto dell'angolo e da qui riprendiamo facendo nelle due catenelle seguenti due maglie alte una e due, una maglia alta sul terzo gruppetto dell'angolo, e andiamo avanti sul lato, quindi due maglie alte nel catenelle nell'archetto. E due maglie alte e una maglia alta qua sulla sul gruppetto di maglie alte chiuse insieme quindi due maglie alte nell'archetto di 2 catenelle una e due, una maglia alta sulle maglie alte chiuse insieme, ecco, quindi lavorate tutto il giro in questo modo ci vediamo alla fine ecco sono alla fine del giro quindi faccio una maglia alta sul primo gruppetto dell'angolo due maglie alte qui dove ci sono le due catenelle una e due da fare un po' fatica perché siamo passati con le mezze maglie basse e ecco qua e ci andiamo a chiudere qui siamo già nell'angolo nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro chiudiamo con la mezza maglia bassa allora adesso vi faccio vedere lo stesso la partenza del secondo giro del motivo del top down che si ripete vedete che è questo qua quindi ci spostiamo che poi gli inizi e le partenze e le, e le chiusure sono tutte uguali quindi mi sposto vedete all'interno dell'angolo con una mezza maglia bassa e faccio il mio angolo quindi 1 2 3 4 5 6 cioè 3 catenelle Equivalgono una prima maglia alta e 3 catenelle di separazione, carico il filo, entro nell'angolo e faccio la seconda maglia alta e qui siamo nell'angolo, e poi, se vi ricordate, partiamo con i piccoli punti, a V: quindi il primo subito qua nella prima maglia dopo l'angolo sottostante. <ride> a volte a riprendere si fa un po fatica a volte anche il filato facciamo il primo punto v qua c'era ecco qua ce l'abbiamo fatta carico il filo sorpassiamo due maglie saltiamo due maglie andiamo nella terza e facciamo il punto piccolo punto v una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso punto di base e continuiamo quindi carico il filo salto due maglie di base e nella terza facciamo il piccolo punto v una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto di base e così via ripetiamo i nostri giri adesso vi faccio vedere un po' Qua ripetiamo i nostri giri. Ci allarghiamo col nostro top down. Dobbiamo arrivare ad avere in un lato la misura di metà della nostra circonferenza seno o del punto più grande che va dal seno alla vita. Comunque dovrebbe essere il seno. Ci vediamo. Io presso proseguirò per i miei giri che mi servono. Ci vediamo più tardi, arrivati alla nostra larghezza. Che ci serve per il nostro capo eh, andiamo a dividere la parte cioè andiamo ad unire le parti perché questo è un top down vedete è un top down quadrato con la mia mano il mio filato il mio accinetto io ho fatto 10 giri per arrivare a una larghezza di 40 circa che per 2 fa 80 quindi un totale di una circonferenza seno senovita di 80 centimetri ora andiamo a chiudere eh, il top down insieme e andiamo ad unire le parti è facilissimo e eh, essendo quadrato possiamo anche farlo senza i marcapunti mm, quindi essendo anche quadrato eh, come avremo i 40 Circonferenza metà circonferenza seno, anche il nostro scalfo. Una volta che andiamo a chiudere il lavoro. In questo modo vedete, il nostro scalfo sarà di 20 centimetri di lunghezza, quindi 40, totale, giro, manica, vedete, io mi sono fermata nel giro delle maglie alte tutto il giro di maglie alte. E, eh, se voi dovete continuare per arrivare alla vostra misura vi dovete fermare comunque sempre al giro di maglie cioè ripetete i tre giri il motivo ma vi dovete fermare prima di unire le parti al giro di maglie alte. adesso vi faccio vedere è semplicissima vedete io sono ferma qua vicino all'angolo non taglio il filo comincio direttamente in Questo punto eh, mi vado a spostare. Vedete che eh, dove c'è le maglie alte chiuse insieme sopra c'è lavorata una maglia alta no? che è stata lavorata all'interno delle maglie alte chiuse insieme. Quindi mi sposto un attimino. Si potrebbe anche fare meno, ma io mi sposto lo stesso delle mezze maglie basse mi sposto su quella maglia che corrisponde al giro vedete questa al giro di maglie alte così insieme ecco qua e da qui mi comincio il mio giro di unione mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta più una di separazione Carico il filo, entro nella stessa maglia di base e faccio il mio punto V. Carico il filo, salto due maglie di base, vado sulla prossima che corrisponde, vedete, sempre alla maglia, alla maglia lavorata sulle maglie chiuse insieme e faccio ancora il mio punto V, quindi faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto di base. carico il filo. Salto due maglie di base, vado vedete sull'ultima maglia prima dell'angolo e faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto di base. Ora andiamo ad unire. Cominciamo ad unire. Cosa vado a fare? Carico il filo, entro in questo arco nell'angolo e faccio una maglia alta chiuso metà. Carico il filo, faccio passare tutto un lato, vado nell'altro angolo, vedete in questo modo, entro nell'angolo e chiudo metà l'altra maglia alta. Ora chiudo tutto insieme. E proseguiamo lavorando il solito giro come abbiamo già lavorato fino a questo punto quindi entro vedete nella carico il filo entro nella prima maglia dopo l'angolo e faccio il punto v quindi una maglia alta una catenella una maglia alta nel stesso punto di base Carico il filo, salto due maglie di base vado sulla terza e faccio ancora il mio punto V, una maglia alta, una catenella e una maglia alta e quindi andate a lavorare come se come abbiamo già fatto fino ad adesso questo giro, fino ad arrivare all'altro angolo, quindi continuo, salto due maglie di base. Nella terza, vado a fare il punto V. Una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto di base. Siamo alla fine del lato. Facciamo l'ultimo: carico il filo. L'ultimo punto V nell'ultima maglia, saltando naturalmente due maglie di base, rimane l'ultima. E facciamo l'ultimo punto V. Quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta. E ripeti ripetiamo la lavorazione adesso di prima quindi carico il filo entro nell'angolo chiudo metà una maglia alta carico il filo passo vedete in questo modo all'altro angolo sempre sul dritto perché stiamo lavorando sul diritto sempre col top down, carico il filo e rientro nella ne, in questo angolo e chiudo metà l'altra maglia alta poi chiudiamo tutto insieme e da qui ricominciamo carico il filo vado nella prima maglia disponibile dopo l'angolo e faccio il primo punto v quindi una maglia alta una catenella e una maglia alta all'interno del primo punto v del primo della prima maglia alta e continuiamo la lavorazione come sempre quindi salto due maglie nella terza il punto v Andiamo avanti fino alla fine di questo anche di questo lato. Ecco, sono arrivata, vedete, alla fine del giro. Mi sono rimaste le due maglie da sorpassare, da saltare. E vado a chiudermi nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Chiudo il giro con la mezza maglia bassa. Ora continuiamo con la nostra lavorazione solita, quindi adesso hai il giro delle maglie chiuse insieme, entriamo nel punto V, nel primo che incontriamo, facciamo una maglia bassa e una catenella, carico il filo, entro nel punto V, faccio una maglia alta chiuso a metà, carico il filo, entro nel punto V, faccio la mia maglia alta chiusa a metà e chiudo tutto, perché la prima era de della catenella. Una catenelle 2 catenelle di separazione. 1 e 2: carico il filo, vado nell'altro punto v e faccio la stessa cosa. Quindi 3 maglie alte chiuse insieme. 2 ecco. catenelle di separazione. 1 e 2. Qui vedete che abbiamo l'ultimo punto V prima dell'unione, facciamo la stessa cosa, entriamo nel punto V e facciamo le tre maglie alte chiuse insieme, 2-3 e chiudiamo. Ora siamo, vedete, sull'unione delle parti. Cosa vado a fare? Faccio due catenelle, sorpasso l'unione. Che vi ricordate, erano due maglie alte chiuse insieme. Carico il filo, vado nel punto V subito dopo e rifaccio il mio solito giro quindi le tre maglie alte all'interno del punto V. 2 catenelle di separazione e vado avanti così per tutto il giro facendo le mie tre maglie alte chiuse insieme. Dentro i punti V divisi da 2 catenelle e dove ho in sottoscella, lo salto e passo dall'ultimo punto V a lavorare dentro l'ultimo punto V del lato di destra. Passo a lavorare il primo punto V all'interno del primo punto V sulla parte di sinistra. Ecco, siamo alla fine del giro. Faccio le ultime due catenelle. E mi chiudo nella, nelle maglie alte chiuse insieme di inizio giro, ecco qua entro, ecco, mi chiudo con la mezza maglia bassa. Ora non ci resta altro che proseguire il nostro lavoro sempre lavorando i tre giri alternando questi tre giri del motivo. Vi faccio vedere un piccolo inizio quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta carico il filo entro nell'arco eh, seguente dove ci sono due le due catenelle lavoro all'interno 2 maglie alte lo stesso punto di prima sulla maglia alta chiusa insieme vado a lavorare la maglia alta e nelle due catenelle dell'arco vado a lavorare due maglie alte uguale Anche qua sotto dove c'è la cella, abbiamo la stessa lavorazione adesso. Quindi entro nelle maglie alte chiuse insieme e faccio la maglia alta. Qui dove abbiamo queste due catenelle, facciamo le due maglie alte. Io proseguirò fino a sfiorare. Ora, con questa lavorazione solita, fino a sfiorare il mio punto vita che generalmente eh, nella taglia di mia figlia di solito è a 45 centimetri però voi il vostro punto vita dovete lavorarlo, questo capo fino al eh, vostro punto vita. E... Quando sarete arrivati al punto vita però vi dovete fermare a questo giro di maglie alte chiuse insieme e dopo quando proseguiamo col tutorial vi spiegherò il perché. Ci vediamo più tardi. Ho proseguito con il mio top down fino a sfiorare il punto vita quindi mi sono allungata per 42 centimetri e la larghezza è sempre 40? E ho ripetuto sette volte il motivo dallo scalfo venendo verso il fondo e mi sono fermata. Vedete praticamente sul terzo giro del motivo. Ora ripartiremo a lavorare sul giro punto delle maglie alte, quello tutto pieno di maglie alte. È una lavorazione molto semplice, ma molto d'effetto e molto fine. Ora cosa faremo per proseguire con la parte, diciamo, della gonna dell'abito, andremo a lavorarla a trapezi, cioè scenderemo in questo modo per dare appunto la giusta larghezza sul fianco ma che risulti poi alla fine un abito che non sia un abito diciamo ingombrante che ingrossa una cosa delicata eh, quindi cosa andremo a fare andremo sulle righe dove andiamo adesso la prima e poi le seguenti a lavorare tutto tutta maglia alta andremo a fare degli aumenti pari al multiplo dei miei motivi il multiplo dei miei motivi era di 3, forse non l'ho detto all'inizio quindi andremo adesso nella prossima fila di punti alti, di, che è, sapete il primo giro di, del motivo che è formato da tre giri, quindi multiplo di tre e di tre giri. Sulla riga di maglie alte andremo ad aumentare 12 maglie che equivalgono a quattro motivetti. Naturalmente ehm, queste... Questi aumenti li andremo a distribuire uniformemente su tutta la circonferenza. Faremo, non c'è bisogno di contare, faremo un po' occhio, tipo nella prima metà faremo 6 aumenti e nell'altra metà sotto faremo 6 aumenti. Questo lo andremo a ripetere per 5 volte, cioè 5 volte che ripeteremo, tipo vi faccio vedere no, il giro di maglie alte 1. 2, 3, 4, 5 volte andremo ad aumentare di 12 a 12. Per un totale complessivo 12x5 saranno 60 catenelle complessive quando ci fermeremo di fare gli aumenti che equivalgono a 20 motivetti I motivi sono questi qua, 1, 2, 3, 4. Quindi adesso continuiamo con il nostro progetto. Da questo abito si può ricavare anche una bellissima maglia, e, um, si arriva comunque fino a questo punto lavorando così come abbiamo fatto, e poi si possono, appunto, eh, anche in questo caso eh, ripetere adesso eh, le lavorazioni con gli aumenti per dare un po' di sfiancatura perché, appunto, eh, se la facciamo oltre alla vita 80 centimetri. Se ne abbiamo un fianco di 90 o di più. Bisogna andare a sfiancare lo stesso e viene una bella maglietta sfiancata che veste molto bene. Invece, perché si vorrà allungare a fare un vestito, lo potrà proseguire fino eh, come vuole, anche fino ai piedi o anche al ginocchio, facendo gli aumenti che servono per il vostro fianco. Allora, per fare il giro di aumenti si parte dal giro, come ho detto prima, delle maglie alte, sempre nelle maglie alte. Quindi ci alziamo con le 3 catenelle sostituisco la prima maglia alta entro nel primo faccio insomma il mio giro solito nel primo archetto e faccio le due maglie alte che corrispondono alle due catenelle dell'archetto carico il filo quindi rivado nella chiuso nella maglia nel, nelle maglie alte chiuse insieme e faccio la mia maglia alta per fare un aumento cosa andiamo a fare andiamo semplicemente a lavorare in 12 Archetti sparsi omogeneamente per tutta la circonferenza. Andiamo a lavorare invece di lavorare due maglie alte, vedete che qui non lavorate due, andiamo a lavorarne tre e questi alla fine, quando eh, andrete avanti col motivo che avrete aumentato di 12 punti, vi ritroverete con i giri giusti perché mh, poi andrete a iniziare il giro. Dei punti in V e vi ritroverete al punto giusto. Quindi la cosa è molto semplice, adesso andiamo a fare vediamo, andiamo a fare la maglia normale alta sul, sulle maglie chiuse insieme e saltiamo qualche quadratino Cioè facciamo normalmente il nostro giro di due maglie in ogni quadratino e poi fra un pochettino magari facciamo un altro aumento. E questo tutto sulla circonferenza. Di questo giro È importante che alla fine ci siano 12 maglie aumentate quindi 12 in più sono arrivata alla fine del giro ho già fatto tutti i miei aumenti faccio le ultime due maglie alte qui nell'ultimo archetto 1 e 2 vado a chiudermi con la mezza maglia bassa qui nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro e ora ripetiamo gli altri due giri normalmente questo è il primo giro di un motivo e sapete che è di tre giri, quindi gli altri due vanno lavorati normalmente. Quindi mi alzo con le tre catenelle che sostituiscono la maglia alta, più una catenella a separazione, carico il filo, entro nella stessa maglia di base e faccio il mio primo punto V. Carico il filo, salto le due maglie di base, vado nella prossima e faccio il mio punto V. E così via fino alla fine del giro. Se insomma ripetete la stessa lavorazione una due salto due maglie di base nella terza il punto v vedrete che se avete se siete partiti con i punti giusti avete aumentato 12 vi ritrovate giusti con il multiplo allora io ora vado a provare a ripetere questa lavorazione per alcune volte cioè Adesso io ho aumentato 12 maglie qui sulla, sul giro di maglie alte, faccio i miei due giri di lavorazione normale, poi riprendo dal giro di maglie alte, faccio altri 12 aumenti e così via. Vado a provare eh, per alcune ripetizioni dei mo del motivo. Penso di farne 5, mm, poi vedrò com'è il trapezio, com'è che forma ha preso e ci vediamo qui per proseguire con le spiegazioni. Io sono arrivata alla fine di questo motivo. Vedete che qui c'è la gonna, non ci sta tutto dentro al video. C'è la gonna, vedete che va giù a trapezio. Qui era il punto video dove abbiamo cominciato ad aumentare. Se vi ricordate c'era da aumentare 12 maglie su ogni riga, cioè il giro che corrispondeva a tutte maglie alte. Io ho fatto un aumento 2. Su quattro righe perché 5 erano troppe mi veniva troppo largo quindi ho aumentato in tutto 48 maglie 12 24 36 e 48 maglie alte distribuite appunto su 4 giri, dopodiché ho proseguito senza gli aumenti vedete che ho proseguito il, il mio abito la mia gonna senza gli aumenti. Adesso, questo abito in totale mi dà questo abito che può anche diventare una maglia, in, si gestisce con il numero di giri. Allora. Mi dà 72 centimetri. A questi 72 centimetri, adesso inizieremo a fare un piccolo bordo di per arrivare a circa 80 c'è cioè, questa dipende dalla misura che volete lungo il vostro abito. Perché mia figlia vuole un abito, un mini abito, non troppo lungo, sopra il ginocchio, quindi mi servirà questa misura. Se voi volete più lungo, non vi resterà altro che prolungarsi con i tre giri del motivo. L'importante è che vi fermerete vedete, sul giro delle maglie alte. Il mio vestito fatto col mio tutorial mi dà un fianco di... 50 52 centimetri e la vita se vi ricordate era 40 quindi è una bella taglia però sapete che all'inizio vi ho spiegato come fare in tutte le taglie a questo punto andremo a continuare con un bordino leggero perché comunque vedete che il vestito è un vestito piuttosto coprente è un filato che rende perché io finora ho lavorato questo è appena iniziato vedete il settimo gomitolo quindi ho usato tre etti finora quindi insomma facendo questa adesso finitura leggera poi vi dirò alla fine cosa ne ho usato in totale allora partiamo facendo appunto la bordatura sulla, sul giro di maglie alte mi alzo con una catenella entro nella stessa maglia di base e faccio una maglia alta vado a lavorare 5 catenelle 2 3 4 5 salto 2 maglie di base sulla terza vado a fare una maglia alta 5 catenelle 2 3 4 e 5 salto 2 maglie di base sulla terza maglia alta 5 catenelle in giro tutto così 2, 3, 4 e 5 salto 2 maglie, maglie di base nella terza maglia bassa e quindi 5 catenelle salto 2 maglie di base nella terza maglia bassa e lavoriamo tutto il giro in questo modo siamo alla fine del giro chiudo con 2 catenelle carico il filo entro nella maglia bassa dell'inizio giro chiudo con la maglia alta perché dobbiamo partire appunto da metà nostro arco allora secondo giro, rientro adesso le chiusure e gli inizi di giro sono tutti uguali. Rientro, faccio una maglia bassa e faccio le mie 5 catenelle: 3, 4 e 5. Vado nell'arco successivo e faccio la maglia bassa. 5 catenelle 1, 2, 3, 4. 5 vado nell'arco successivo e faccio la maglia bassa 1 2 3 4 5 vado nell'arco successivo e faccio la maglia bassa lavoriamo così tutto il secondo giro quando siamo alla fine lo chiudiamo come quello che vi ho appena fatto vedere il primo giro e ricominciamo come quello che vi ho appena fatto vedere il secondo giro. E lavorate dei giri tutti uguali per, fino ad arrivare a 6 cm circa di questo bordino. Poi ci vediamo qui. Ho realizzato 5 giri di punto rete, vedete, per me è sufficiente. Adesso andiamo a dare una misurata e vediamo cosa mi dà. infatti sono 6 centimetri adesso andiamo a fare l'ultimo giro che è un, un bordo che riprende la lavorazione vedete di queste maglie chiuse insieme allora anche l'ultimo giro lo andremo a chiudere come tutti quelli che abbiamo chiuso di questo punto rete adesso vi faccio vedere facendo due catenelle carico il filo entro nella maglia bassa la prima del giro e mi chiudo con la maglia alta perché anche qui dobbiamo partire a metà archetto per fare il bordo. Quindi rientro come sempre, faccio la mia maglia bassa. Da qui carico il filo, vado nell'archetto seguente e comincio a fare le mie tre maglie alte. Vedete chiuse a metà e chiuse insieme, la seconda e la terza, e le chiudo. Su questo ci facciamo il nostro bellissimo pippiolino da me tanto amato di 4 catenelle e le andiamo a chiudere qui dove abbiamo chiuso la, le maglie alte, le tre maglie alte insieme. Entriamo e chiudiamo con la mezza maglia bassa. Poi facciamo 3 catenelle: 1, 2 e 3. Secondo gruppetto di 3 maglie alte chiusi insieme nello stesso arco quindi chiudo metà la prima, carico il filo, chiudo metà la seconda. Carico il filo, chiudo metà la terza e chiudo tutto insieme. Anche qui facciamo il nostro pippiolino. 1 2 3 4 catenelle, le vado a chiudere vedete, in questo modo con la mezza maglia bassa. 3 catenelle di separazione. 1 2 3. Terzo gruppetto di maglie alte chiusi insieme nello stesso arco. Quindi chiudo metà la prima, chiudo metà la seconda, chiudo metà la terza e chiudo tutto insieme. Pippiolino 1, 2, 3, 4 catenelle. Prendo un po' di filo, chiudiamo qua alla base. Vedete delle maglie chiuse insieme? Se me fa fare un filettino in mezzo con la mezza maglia bassa e eh, diciamo che la lavorazione su questo arco l'abbiamo terminata vedete? da qui direttamente andiamo nell'arco successivo questo e facciamo una maglia bassa da qui carichiamo fino, andiamo nell'arco successivo e facciamo lo stesso, tutto lo stesso lavoro che abbiamo appena fatto. Vedete, tre maglie alte chiuse insieme, ve lo faccio vedere un'altra volta. Facciamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto nel primo arco: il pippiolino 1, 2, 3, 4. Non diamo chiudere. la mezza maglia bassa 3 catenelle di separazione 1 2 3 carico il filo entro ancora nell'arco e faccio altre 3 maglie alte chiuse insieme il pippiolino 1 2 3 4 lo chiudiamo come sempre 3 catenelle di separazione una, due, tre catenelle, terzo gruppetto di 3 maglie alte chiuso insieme nello stesso arco, una due tre, chiudo tutto, pippiolino: 1, 2, 3, 4, ecco qui, chiudiamo, e abbiamo lavorato l'altro arco. da qui passiamo l'arco successivo maglia bassa e da qui di nuovo carico il filo vado nell'arco l'arco successivo e di nuovo i miei gruppetti di maglie chiusi insieme ecco mi lavorate quindi così tutto il bordo di questo bellissimo abito ok torniamo un po qui perché altrimenti non riusciamo a vedere la lavorazione vedete come risulta Dopo eh, vorrei provare a stirare con uno straccetto di cotone sul rovescio per vedere eh, perché non vorrei fare dei danni, proverò io poi vi, vi saprò dire, e perché così viene più eh, stirare solo la parte, questa qui del bordo di punto rete con, con questi mh, pippiolini. ecco alla fine quando arriverete alla fine del giro del bordo avete, abbiamo fatto l'ultimo pipiolino andiamo a chiuderci direttamente qua vedete che c'è la prima maglia bassa del giro con una meglia, una mezza maglia bassa ecco qua se per caso arrivate alla fine che eh, vi manca un archetto cioè eh, non succede niente col punto rete potete tranquillamente passare Se per esempio finite il tutto il giro e non avete questo archetto per fare l'ultimo arco, l'ultima lavorazione di maglie chiuse insieme col pipiolino non avete questo arco, ma vi ritrovate di, eh, con il mezzo, potete chiudere direttamente, non succede niente, non si vede, e, perché col punto rete comunque no, non, non si vede, insomma, una volta poi stirato. Ok, adesso vi faccio vedere la manica che ho già fatto. Ecco, questa è la, una manica che ho già lavorato, poi andremo a fare insieme l'altra ed è la stessa lavorazione del bordo del vestito, una cosa semplicissima. E ora vi farò vedere a fare il primo giro per appunto collegare il lavoro alla al giro manica. Dopodiché mi andrete a ripetere uguale come il bordo, quindi andrete a fare 1, 2, 3, 4, 5 giri di punto rete con l'inizio chiusura giro uguale e praticamente anche il bordo, cioè praticamente la stessa lavorazione. Scusate le ripetizioni, la stessa lavorazione che abbiamo appena fatto sul bordo lo andrete a fare sulle maniche quindi facilissimo anche qua sotto. Vedete come è stato. Inserito la lavorazione mi piace molto il rete Ultimamente lo sto usando eh, perché è anche facile per voi, ecco da realizzare ed è anche adattabile. Perché avendo appunto questa puntorete, rete, queste catenelle maglia bassa, si può anche giostrare eh, diciamo la suddivisione dei motivi. Prima di fare la manica, andiamo a fare una, una rifinitura di sostegno proprio una cosa minima al collo, perché già molto lavorato questo vestito di pippiolini che qua non ho intenzione di farne. Quindi cosa andremo a fare? Andremo a bordare con un giro di mezze maglie basse tutte le catenelle esistenti nel giro scollo, in modo che rimanga più eh, sostenuto. Ecco ho preparato un nodo d'inizio. Ora siamo sul centro dietro del lavoro, sul diritto, entriamo in una catenella qualsiasi di inizio. Questa la catenella vedete di inizio. Poi infilo il mio uncinetto nel, nel, nel il nodo di inizio, ci vuole un po' di pazienza. ecco qua. Mi alzo con una catenella e comincio a fare questo giro semplicissimo di, di mezze maglie basse passando per ogni vedete catenella. Cerchiamo di tenere un po' naturalmente il filo sostenuto. Andiamo a fare questo giro, vedete: semplicissimo. Passando ci vuole un po' di pazienza, le finiture vanno fatte bene. Vedete, io sto entrando in ogni catenella d'inizio del mio top-down ed è come risulta. questo permette allo scollo di non allargarsi di rimanere un po nel tempo in forma ecco, quando arriverete nei quattro angoli la catenella dove abbiamo fatto vedete l'angolo proprio non la lavoriamo la saltiamo e andiamo vedete questa la salto vado quella dopo quindi mi lavorate tutto il giro in questo modo Quando siete arrivati poi qui alla fine del giro, chiudete con la, anche questo giro con la mezza maglia bassa e poi fermate le codine. Eccoci qua il nostro giro manica. Allora, un accorgimento per le taglie più grandi, perché nel mio caso il giro manica non è da stringere. Come vi avevo detto all'inizio ci poteva servire l'ago da lana. Perché? Perché quando abbiamo un top down su una taglia molto grande, anche grande, insomma, medio grande, può succedere che appunto il, allargandoci con il top down sui quattro lati, ci ritroviamo con un, un giro manica esagerato. Allora cosa possiamo fare? Andiamo a cucire sul diritto, molto delicatamente, vedete? Andiamo a cucire un pezzettino, entriamo qua nel. Io non faccio neanche il nodino perché vi faccio vedere, a me non serve stringere. Entriamo nel centro esatto sotto ascella e con dei piccoli punti in questo modo andiamo a cucire un pezzettino di scalfo. Che altrimenti potrebbe, che, cioè, potrebbe vedersi anche cioè, scendere troppo ecco sul fianco questo, anche se magari nei lavori estivi la manica larga non, non è un problema però eh, insomma è un accorgimento in più che vi do vedete in questo modo ci alziamo appunto quindi fino a raggiungere la nostra larghezza della manica. L'importante è che vi fermate con la cucitura. Mi spiego bene, dunque, vedete qua dove c'è la maglia chiusa insieme e sopra è stata lavorata come da, da motivo, comunque c'è una maglia alta. Ecco, dovete cucire accostando quindi deve essere parte l'altra seguire, costando perfettamente le maglie, dovete cucire. Fino a fermarvi a questa, mh, vedete che è questa qui c'è le maglie chiuse insieme. Qui c'è la maglia alta e quindi anche parte l'altra che è questa qua. Vedete, non importa quanti centimetri andate a cucire, però dovete sempre fermarvi perché dopo, quando andiamo a inserire le rete ci servirà. Come eh, riferimento quella maglia lì, ok. Quindi questo per quanto riguarda i giro manica eccessivamente larghi dovuti a una taglia maggiore. Bene, l'ultimo pezzettino di, di tutorial. Siamo sul giro manica, qui siamo sul dietro, andiamo a inserire l'uncinetto. Vedete, questo è l'angolo. Nella, vedete qua che c'è a sinistra dell'angolo, la maglia alta lavorata sulle maglie chiuse insieme, quindi andiamo a inserire luncinetto nella prima maglia lavorata sulle maglie chiuse insieme a sinistra dell'angolo. Quindi mettiamo il nostro uncinetto. In caso avete cucito un pezzettino, la inserirete nello stesso modo, cioè dove c'è finisce la cucitura, la prima a sinistra. Facciamo una catenella, rientriamo e facciamo una maglia bassa. Iniziamo la lavorazione come abbiamo fatto sul bordo. Quindi facciamo 1, 2, 3. 5 catenelle saltiamo due maglie di base ci ritroviamo giuste vedete sulla maglia alta lavorata nelle maglie chiuso insieme e facciamo la maglia bassa di nuovo 1 2 3 4 5 salto due maglie di base lavoro sulla terza maglia la maglia bassa e così via 1 2 3 4 5 salto le due maglie di base e lavoro sulla terza la maglia bassa lavorate tutto intorno al giro manica poi faccio vedere qua allo scalfo ecco siamo arrivati vedete vicino allo scalfo qui c'è la maglia alta lavorata sulla maglia chiusa insieme faccio la maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 e 5 vado nel centro esatto sotto cella vedete faccio la maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 5 vedete che qua a sinistra de dello scalfo, c'è cioè la prima maglia alta lavorata sul sulle maglie chiuse insieme vedete questa entro e faccio la maglia bassa. Siamo arrivati, vedete, alla fine del giro avevamo fatto la prima maglia bassa del giro, quindi la chiudo come ho chiuso il bordo del vestito. Faccio 2 catenelle, carico il filo, entro nella maglia bassa e chiudo con una maglia alta e comincio ancora il mio, il mio giro di punto rete. Quindi rientro nell'arco, faccio la maglia bassa e comincio il mio giro. 2, 3, 4, 5. Vado nell'arco successivo, maglia bassa. e così via. Quindi mi fate questo bordo come abbiamo lavorato il bordo del vestito, 5 giri di punto rete più il giro di eh, diciamo fiori perché li chiamiamo fiori. Vi faccio vedere meglio la manichina è già lavorata, allora dove andate? Eccola qui. Vedete, questa l'ho già fatta, ho fatto sempre come il bordo dell'abito, i 5 giri più la rifinitura con il fiorellino i petali anche questo tutorial è finito, io vi saluto con un grande abbraccio. Questo è un filato eccezionale, lo sto scoprendo perché sto facendo diverse cose. Mm, è adattissimo ai vestiti perché vengono sostenuti ma nello stesso tempo scivolano, scivolano sono cadenti, quindi non, non ingrossano e sono molto morbidi e quindi è una carezza veramente indossare un, un capo di questo genere. Laviamolo nei delicati, eh, oppure a mano, io direi anche rigorosamente a mano. Mm, quando eh, l'abbiamo lavato senza strizzarlo, si stende un asciugamano grossa su uno stendino aperto, ci si mette il capo, si chiude l'asciugamano e si lascia, diciamo, assorbire il grosso dell'acqua. Poi, eh, una volta che è quasi diciamo. Non dico asciutto, però strizzato si può anche diciamo, può aprire l'asciugamano, ma sempre lasciamolo steso e non appeso con, de, con de, delle mollette perché si sformano. Niente, eh, troverete il link eh, sotto al video nel box. Informazioni se volete acquistare il mio stesso filato. Allora, il prossimo tutorial sarà. Mh, un capo maniche lunghe, ma comunque di mezza stagione. Quindi, sempre fatto con questo filato qui perché è veramente molto molto piacevole da indossare. Alla prossima, ragazze. Ciao, grazie di avermi seguito fino alla fine del video.